Amici carissimi, ecco, nella sequenza delle solennità post-pasquali abbiamo celebrato l'ascensione del Signore, la Pentecoste, oggi celebriamo la Santissima Trinità, prossima settimana il Corpus Domini, il corpo e il sangue del Signore. Sono quattro importantissime solennità che racchiudono un po' e il senso della Pasqua e il senso del mistero trinitario rivelatoci da Gesù. Oggi celebriamo la solennità della Trinità. È tipico proprio del cristianesimo la Trinità, perché è una rivelazione fatta da Gesù, un insegnamento di Gesù, una esperienza che Gesù ci ha trasmesso, ed è fondamentale capire allora la Trinità. A volte noi pensiamo che se uno è uno, deve essere uno, e invece Gesù ci rivela che se l'uno è amore, non può non essere distinto, cioè non può non essere Trinità. Se l'uno, Dio, è amore, per essere amore e vivere d'amore, deve essere più persone. Per questo è l'unità che implica la Trinità, non è l'unità la meta della diversità, come a volte noi intendiamo. Siamo tanti, siamo distinti, siamo diversi, dobbiamo tendere all'unità. No, l'unità è la condizione perché ci sia la diversità. Ma se l'unità è amore, se l'unità è amore, occorre la distinzione necessariamente, perché nessuno può essere amore amando solo e unicamente se stesso, diventa un amore autoreferenziale. Invece, in quanto amore, puro amore, gratuito e incondizionato amore, l'amore è distinzione. Ecco perché è Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ciò che lega il Padre e il Figlio, che hanno un nome proprio, l'uno è Padre in quanto è il principio imprincipiato da cui dall'imprincipio viene generato il Figlio, l'altro è Figlio, cioè è sempre Dio, ma è il generato dall'imprincipio imprincipiato che è il Padre. E l'uno si riceve dall'altro. Il Padre è Padre perché c'è un Figlio, altrimenti non sarebbe Padre. E il Figlio è Figlio perché ha un Padre, ma l'uno e l'altro sono l'unico stesso Dio. Ecco, la distinzione non è distanziamento, non è opposizione, ma è comunione. Questo è il mistero della Trinità che noi celebriamo. Allora il nostro impegno, quale deve essere? Il nostro impegno di uomini e donne. Noi siamo un'unica umanità, dovremmo capirlo questo. Abbiamo in comune l'umanità, al di là delle peculiarità, quale il colore della pelle, il colore degli occhi o gli accidenti, le cose che possediamo o le cose che sappiamo. Abbiamo l'umanità e la nostra natura, quindi siamo già uno. Il nostro impegno è fare in modo che questa nostra natura, cioè l'umanità, sia amore. Allora
allora saremo, come dire, rispettosi, anzi, in interazione con chi è diverso da noi. Se partiamo dal principio che la nostra umanità è una e che tutti siamo una cosa sola in quanto unica umanità, ci rispetteremmo di più nella nostra comune umanità, perché ogni tu è un io nella comune umanità. E se fra di noi circola lo Spirito di Dio, che è l'amore, allora l'unità diventa rispetto della distinzione, della diversità, ma unione nell'unica famiglia. Che la festa della Santissima Trinità ci aiuti davvero a fare della nostra umanità la famiglia di Dio. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.